in modo tale che poi tu diventi un interlocutore poco credibile perché stai dicendo delle cose che sono parzialmente vere. Quindi per parlare di tecniche ci prendiamo tutto il tempo che vuole con le slide e ne parliamo, perché anche quella è una cosa da sapere che tutti dovrebbero sapere. Ma anche delle te la faccio io. Ora ne parliamo. Abbi pazienza, adesso parliamo di tutto fino alle 3 del mattino. Devi stare qua. Innanzitutto buonasera. Guarda cosa ti ho. Sta in diretta il consigliere. Sta in diretta? Sì. Allora, innanzitutto grazie. Questo è un miracolo. Non so se vi rendete conto che anziché stare sul divano davanti alla TV si sta in piazza un venerdì sera ad ascoltare anche Alessio che parla. Orecchio. Mi sentite? Mi sentite meglio senza microfono? Ok, ascoltiamo Alessio che ci parla anche di questioni legate all'economia, alla finanza, anziché stare sul divano davanti alla TV. Senza un poliziotto per strada, perché prima sono passati due poliziotti, ci hanno visto, hanno detto no, sono quelle 5 stelle, andiamo a prendere ladri. Non c'è uno, nel senso due se ci sono, grazie. Immaginate se fosse venuta qui stasera la Boschi, avrebbero bloccato tutto, tutto, non fischiate per favore, non è educato. E questo è per me è proprio il nuovo rinascimento. Io Alessio, ma tutti quanti, sono 3 anni che giriamo tutta l'Italia, andiamo anche in televisione perché serve, perché qualcuno non va in rete, qualcuno non molla quel divano che dovrebbe essere disprezzato, il divano, e amata la piazza, però siamo sempre in piazza con un microfono, con questi mezzi possiamo prendiamo questi 42 milioni di euro di finanziamento pubblico, non facevamo delle robe migliori, no? Questo è il Movimento 5 Stelle, piaccia o non piaccia, questo siamo noi. È un nuovo rinascimento che sta permettendo di fare controinformazione, sta permettendo di combattere contro un sistema estremamente ingiusto che mente. Guardate, questa è una repubblica fondata su 3 cose. Uno è fondata sul ricatto, poi ci arriveremo. 2 è fondata sulle truffe semantiche, 3 è fondata sulle rotatorie prima delle elezioni. È così, sul ricatto. Voi potete credere o non credere a quello che diciamo io Alessio, ma a me Alessio non ci ha finanziato nessuno e nessuno ci dice che cosa votare, che legge presentare. Alessio ha presentato una legge sulla trasparenza bancaria, ha fatto una serie di eventi, di audizioni in commissione finanze, di suoi incontri personali, ha buttato giù una legge, un cittadino normale come tutti noi qui, che 3 anni fa non mai avrebbe pensato di finire in Parlamento come me, sta in Parlamento, combatte per la trasparenza del settore bancario e scrive una legge. Sappiate che lo potete fare e lo dovete fare anche voi. E lo potrete e lo dovrete fare anche voi. Perché io e Alessio smetteremo di stare in quel palazzo che è una vasca di squali e torneremo anche ad una vita che era qualitativamente migliore di quella che viviamo adesso. Sembra strano perché uno dice ma come, quello fa l'onorevole della Repubblica. Però c'è una mia amica che si chiama Munene, la chiamo Munene così, e lei sa che comunque la vita che vivevo prima io, che mi occupavo di cooperazione internazionale, lavoravo in Congo, in Guatemala, era comunque per certi versi più semplice. Però siamo orgogliosi di fare quel che stiamo facendo, perché è un'opportunità per cittadini per bene di finire in Parlamento, di combattere per gli ideali, però mettetevi in testa che succederà anche a voi. Perché qui in questa piazza ci sarà il futuro sottosegretario della Repubblica, un futuro ministro, un parlamentare. Perché no? Perché no? Perché lo può fare Gaspare il ministro e noi no? Perché? Giusto? È fondata sul ricatto questa Repubblica, perché quando dei grandi finanziatori ti finanziano, poi ti chiedono qualcosa in cambio. Allora, è vero o no che dietro al Partito Democratico comunque le fondazioni renziane sono anche sostenute dalle banche? Banca Etruria? Dopo, Banca Etruria ha finanziato la Leopolda. Non so con quanti soldi, poi stiamo cercando in ogni modo di capire chi dà quattrini legalmente al Presidente del Consiglio delle Banche Renzi. Vorremmo capire, perché è evidente che nel momento in cui io conosco chi ti finanzia, so già che politica farai, è chiaro. Riva, l'ingegner Riva, il patron dell'Ilva, io lo dico sempre, nel 2006 finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Berlusconi diede 240.000 euro, lecitamente, a Bersani 98.000 euro. Siamo in diretta, sì? Quante persone sono collegate? 7.500. Dovevi dire 75.000 persone. 7.500, condividete un po'. 75.000.
diede 98.000 euro a Bersani e 240.000 euro a Berlusconi. L'idea del ingegner Riva dell'Ilva non era vince uno o l'altro. Non mi importa chi vince, l'essenziale è che chi vince poi si ricorda dei quattrini che gli ho dato e approverà dei provvedimenti a favore mio e non dei cittadini di Taranto. Io non caso che negli ultimi anni sono stati approvati 7 decreti salva Ilva e nessun decreto che salva i polmoni dei cittadini di Taranto. Questo è il meccanismo. Falcone diceva, dimmi, segui i soldi e troverai la mafia. È tutto lì. Per quello vogliamo capire che c'è anche dietro lo scandalo Trivellopoli, se Tempa Rosso, quei lobbisti del petrolio, che fanno i lobbisti del petrolio? Non ce l'ho con loro. Ce l'ho con chi si fa dettare l'agenda politica e prende gli ordini da lobbisti del petrolio, però vogliamo capire se hanno finanziato o no il Partito Democratico locale, qualche politico locale, perché altrimenti non si fa trivellare la Basilicata da lobbisti, da aziende petrolifere che non portano lavoro e sviluppo e andiamo a votare domenica, che non portano lavoro e sviluppo ma pagano royalties da fame ai territori. Quando in Basilicata c'è Matera, che è la capitale della cultura, e non ci arriva un treno. Non ci arriva un treno a Matera, città patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questo è il concetto. Vogliamo capire chi ci sta dietro, perché se capiamo che qualcuno gli ha dato quattrini, capiamo perché fanno queste oscenità in Parlamento. A noi nessuno ce l'ha dato i soldi. Piuttosto, se volete... No, niente, noi ci autofinanziamo. Però è questo il concetto. Noi alle volte per pagare una campagna elettorale facciamo i camerieri, no? Ci divertiamo, però facciamo pure un sacco di coperti. Io ho fatto anche 450 euro di mance in tutte le volte che ho fatto. Sembra una stupidaggine, ma nel momento in cui abbiamo tanti cittadini che ci danno poco, 1, 2, 5 euro a testa, noi abbiamo un lobbista, il popolo italiano. E rispondiamo a colui che ci ha dato anche, che ci ha finanziato liberamente con piccole donazioni le campagne elettorali. E rispondiamo al popolo italiano. Per la mia campagna elettorale nel 2013 ho speso 144 euro. Nessuno mi ha dato i soldi, nessuno mi dice come votare. Poi io adesso possiamo sbagliare qualcosa in Parlamento a votare, per l'amor di Dio, non saremo perfetti, ma nessuno ci impone una scelta. I deputati tutti, soprattutto quelli del Partito Democratico, perché occhio a quelli che si definiscono compagni e vi fanno credere che il PD abbia qualcosa a che fare con Berlinguer quando ha qualcosa a che fare con Verdini. Occhio, sono i peggiori di tutti. L'ipocrisia è peggiore di ogni cosa, perché il malaffare ha distrutto questo paese, ma è l'ipocrisia proprio che lo tiene fermo, fermo, perché uno crede, no, ora la minoranza del PD, in stazione c'era Speranza, ho incontrato Speranza adesso. La minoranza del PD, il gioco del poliziotto buono e il poliziotto cattivo, così qualcuno dice io sono del PD, voto il PD però non sono renziano, ma sei renziano se voti il PD. Giocano proprio al trucco uno contro le correnti servono, loro non litigano mai sul serio. Li vedi brindare nella buvetta prosecchino, c'è Colaninno che si prende il tè in acqua minerale Ferrarelle, che è un deputato del PD, diffidate da chi si prende il tè in acqua minerale, me ne preoccuperei, Ferrarelle, mi dà il soldo, ma per ti puoi prendere un tè con l'acqua di rubinetto, no? Questi fanno finta di litigare e poi si spartiscono voti, pacchetti, potere, poltrone grazie al gioco delle correnti, quindi magari c'è un pittino che odia Renzi però dice però io sono dalla parte di Bersani. Ma guarda che dai, che sia Renzi che Bersani si sono mai tagliati un euro di stipendio, si sono beccati milioni di euro di soldi nostri di finanziamento pubblico, anche se il popolo italiano aveva votato in un referendum. Questa è la Repubblica fondata sul ricatto dei soldi. Dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Poi questa Repubblica è pure fondata sulle truffe semantiche, perché per prenderci per il culo cambiano un termine con un altro. Sono maestri in questo, io lo dico sempre. Anziché chiamare gli inceneritori inceneritori, li chiamano termovalorizzatori, che uno sta a tavola, sente termovalorizzatore, ma è una bella parola, come la buona scuola, sblocca Italia. Non sono parole brutte, bene. Perché i titoli sono belli delle leggi, ma è come i bugiardini, non so, oppure i contratti per comprarsi una aspirapolvere, no? Che dice, tranquillo la prendi, se la vuoi dare indietro la ridai, tranquillo, poi nell'ultima riga c'è scritto, se la ridai indietro poi devi pagare 7.000 euro. E queste sono le leggi renziane, tali e qua. Noi del Movimento 5 Stelle le guardiamo fino in fondo, fino all'ultima riga. Andiamo pure in TV, televisione viene dal greco, televidere, vedere da lontano, noi invece vediamo da vicino. Fino all'ultimo rigo dei decreti, perché sappiamo che lì si nasconde la menzogna e la falsità, nelle truffe semantiche, le guerre di invasione in Afghanistan le chiamano missioni di pace, siamo in missione di pace, no, siamo da non so quanti anni in guerra lì, questo è il concetto, no? Cambiano gli aggiustamenti, in Italia la sanità li chiamano aggiustamenti strutturali,
sono tagli alla sanità, meno posti letto, ci vuole mesi e mesi per farsi un TAC. In alcune realtà devi avere la raccomandazione per far ricoverare un parente, però li chiamano aggiustamenti strutturali. Quando non ci arrivano questi cambi, queste truffe semantiche, utilizzano i termini inglesi, appunto Jobs Act, Jobs Act. Guarda che è la monetizzazione di un diritto. Fanno finta di dare un contratto a tempo indeterminato, tra l'altro finiscono gli incentivi che sono soldi nostri, aumenta la disoccupazione, quindi evidentemente la manovra è folle perché serve per rilanciare il consumo, un reddito di cittadinanza e per dare dignità alle persone che non campano. Ma sappiate che se andate in banca con un contratto del Jobs Act a tutele crescenti a chiedere un mutuo non te lo danno, quindi che cos'è? Dicono, ah no, cambia tutto, ora è l'indeterminato. Falsità, utilizzando l'inglese come il bail-in. Il bail-in significa salvataggio delle banche con i soldi dei cittadini. Io lo dico sempre, pensate se il TG1, tra l'altro diretto da un direttore che si chiama Orfeo, caltagironiano, più renziano di Renzi, oggi il TG1 è una cosa incredibile, è l'ufficio stampa del PD. Pensate se il TG1, quando venne approvato il bail-in con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, anziché dire approvato oggi il bail-in per quanto riguarda il sistema bancario, che uno sta lì, mangia gli spaghetti e non si rende conto di che cosa si sta parlando, di che si sta dicendo, pensate se il giornalista sera avesse detto oggi con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle passa la norma che serve a salvare le banche con i soldi tuoi che stai mangiando gli spaghetti. Forse qualcuno si interrompe, si ferma e dice fermo un po'. Aspetta col parmigiano, aspetta, fammi capire un po' meglio, fammi alzare la televisione, poi spesso la TV in sottofondo, è l'immagine, il patinato, l'immagine, il contenuto non c'è, mentre in questa piazza stasera di venerdì sera ci sono dei contenuti, poi verificate che quel che vi diciamo noi siano verità, diffidate pure da noi, il dubbio è rivoluzionario, dubitate, perché se avessimo dubitato maggiormente negli ultimi 30 anni non staremmo nella situazione attuale in Italia. La Repubblica fondata sulle truffe semantiche, poi è una Repubblica fondata sulle rotatorie qualche giorno prima delle elezioni, l'asfalto elettorale. Io vedo che dove si va al voto il sindaco uscente che si ricandida, tutti i lavori che non ha fatto per 5 anni li fa l'ultima settimana prima delle elezioni. L'asfalto elettorale. C'è gente che sulle buche no, faceva le gincane, Roma la dovete vedere sta città. Ci stanno più buche, non lo so, io mi vergogno quando arrivano gli stranieri che dico ma tutte queste buche, dicono sono accessi alla metropolitana, ce ne abbiamo uno ogni 5 metri, è veramente un sistema, dovunque vuoi tu scendi e prendi la metro, però le riparano gli ultimi 5 giorni, o fanno le rotatorie, tanto per far vedere che hanno fatto le rotatorie, questa è una Repubblica fondata sulle rotatorie, guardate che è così, fateci caso. O ci danno 80 euro. O vi dà, perché esatto, arrivo, come ti chiami? Francesco. Francesco arriva al concetto dei bonus, che ha ragione. Ma perché ci tolgono i diritti e ci danno i bonus? Non è meglio che ci diano i diritti? Perché questo è il sistema, no? Il sistema dell'elezione, quello ti do una scarpa adesso e l'altra scarpa dopo che mi dimostri che mi hai votato. È questo. Tra l'altro i bonus sono sempre soldi nostri. Per dare i bonus 80 euro l'hanno presi da un'altra parte, hanno tagliato il sistema sul sistema sanitario, è tutto lì, la pressione fiscale non è diminuita, la disoccupazione è ancora drammatica, al sud 60% di sacche di disoccupazione più che in Grecia, però danno il bonus, perché ci vogliono addormentati, con la testa abbassata, che li ringraziamo inginocchiati di un bonus, quando dovremmo stare in piedi a testa alta a rivendicare un diritto, questo è il dovere di un cittadino sovrano, giusto? E riparlano di bonus ogni qualvolta poi Renzi è in crisi, e questo è un momento drammatico del Presidente del Consiglio delle Banche, appena è in crisi, scatta fuori l'idea bonus, tutti si è fatto il selfie, posso? Ah, selfie sono renziani, poi li facciamo, però sappiate che per me sono renziani, poi fate come volete, ma sono renziani. Alcune persone anche più salutano, dico, facciamo un selfie, dimmi ciao, no, un selfie, vero o no? Ecco, vieni qua, bravo. Sti selfie, almeno diciamoci ciao, no? Ciao. Poi alcune persone prendono direttamente la faccia e la girano verso... perché poi pretendete pure che guardiamo in macchina. È vero o no? Non hai guardato, è venuta male, guarda e mi tirate le cose per collo come Tyson, mi fate venire. È vero o no? Ora, io che posso dirvi, ora abbiamo, si scherza anche perché abbiamo parlato di questioni anche tecniche, ma guardate che io e Alessio siamo due parlamentari della Repubblica, due persone normali. Come? Non esageriamo che in questo paese
Per favore, sventurato il paese che ha bisogno di eroi. Iniziamo a capire che noi ci divertiamo anche. Fondamentalmente non abbiamo niente da fare il venerdì sera, Iares. Io ieri, no, scherzi a parte, io ieri ero al funerale di Gianroberto, tra l'altro questa persona, insieme ad Alessio, questa è una persona che è stata infamata, infangata, perché si è messa di traverso ad un sistema corrotto, gli sono arrivate bordate, disinformazioni, letame mediatico, e non si è mai spostato di un centimetro. Io sono veramente fiero, ma guardate, ieri mi sono commosso perché quando ho visto la bara uscire dalla chiesa e tanti cittadini che cantavano onestà onestà, ho pensato che è bastato un canto di 2 minuti per cancellare miliardi e miliardi di menzogne che sono state dette su quell'uomo, al quale io devo davvero tanto. Onestà, 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 grazie, onestà, onestà, onestà. Oh, c'è pure, siamo a Pisa, si deve dire, perché lui è il sindaco di Livorno, però non so se ragazzi, godetevi bene uguale. Ha trovato una realtà a Livorno, tepiti su tepiti lasciati dal Partito Democratico, quello che troveremo anche a Roma, dove il PD neanche paga le sedi. Guarda, ci sono degli scrocconi, non pagano le sedi, 140.000 euro a via di Giubbonà. Questa è l'Italia che ci hanno lasciato. Noi vi stiamo dicendo, sosteneteci, facciamo un lavoro assieme, facciamo un rinascimento assieme. Non vi chiediamo voti, qua non si vota. Quando si vota a Pisa? Tra 2 anni. Tra 2 anni, io non vengo qua a chiedere voti, che mi frega dei voti. Preferisco che non votate il Movimento ma ci date una mano per le nostre battaglie, piuttosto che votate il Movimento ma non ci date una mano sulle nostre battaglie. Io preferisco questo. È più utile sulle discariche, sulla gestione alternativa dei rifiuti. I rifiuti dovrebbero essere una risorsa. Sul referendum, provando a convincere ancora più persone adesso, perché vi è stata fatta una disinformazione oscena. Qualcuno in TV dice pure che si vota in 9 regioni, una cosa vergognosa. Allora cerchiamo di spiegare per bene la ragione di questo referendum. Ad oggi esiste una legge che proibisce nuove trivellazioni sotto le 12 miglia, quindi è qualcosa che, secondo la legge italiana, giustamente è vietato. Però ci sono delle piattaforme che già sono state fatte. Tra l'altro molte sono ferri vecchi, anche insicure, vecchie, e che estraggono poco petrolio e poco gas. Si parla di pochissimo. Non è che servono al fabbisogno nazionale. Noi non siamo il Texas o la Siberia, non siamo questo paese. Mentre invece abbiamo dei mari eccezionali e un turismo che dovrebbe essere molto più valorizzato. L'Italia era il primo paese più visitato al mondo negli anni 60, oggi siamo il quinto in Europa, dopo Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. Siamo il quinto, eppure guardate le bellezze incredibili, anche Siena. Cioè, guardate dove stiamo a fare un comizio. Ora, queste piattaforme che già ci sono, Renzi si fa forte, dice, ma per quale motivo non tirar su questo petrolio se già ci sono le piattaforme? Occhio, che è stata inserita una leggina, qualche frasetta, perché poi, come ve l'ho detto prima, no, delle paroline magiche, che dice che si può, queste piattaforme che già ci sono entro le 12 miglia, possono continuare a estrarre fino a esaurimento del giacimento. Ma il giacimento si esaurisce in base a quanto tu succhi. Se succhi tanto si esaurisce velocemente, se succhi una goccia al giorno magari si esaurirà tra 1000 anni. E questa è la logica delle compagnie petrolifere, che fanno i loro interessi. Non esaurire mai il giacimento, perché se io estraggo poco, oltretutto non soltanto paghi poche royalties, se estrai meno di un determinato quantitativo annuo, allo Stato non gli dai nulla. Si chiama franchigia, nulla. Cioè non arriva un euro, se lo beccano tutte le compagnie petrolifere, che poi spesso portano il petrolio fuori. Infatti in Italia la benzina è carissima, in Basilicata il petrolio lo estraggono ma lo portano fuori dall'Italia, la Total, abbiamo reso la Basilicata una colonia di multinazionali francesi. Vi dicevo appunto che è nell'interesse della compagnia petrolifera non esaurire il giacimento, perché se non lo esaurisce, non paga le tasse e prosegue la vita di quella piattaforma senza doverla smantellare. Perché smantellare una piattaforma petrolifera sono soldi che deve metterci però la compagnia petrolifera, e magari dando anche posti di lavoro ad italiani che lavorano nella bonifica della piattaforma stessa. Lo vedete dov'è il trucco? Per cui paradossalmente, se passasse il sì, e il sì dice che questa norma fino a esaurimento del giacimento finisce
all'istante, in realtà non è che si chiude la piattaforma il giorno dopo, perché i contratti si rispettano, ci sono delle piattaforme che hanno un contratto fino al 2019, quindi fino al 2019 potranno starci, però poi nel 2019 saranno obbligati a smantellare quella piattaforma e il costo però verrà pagato dalle compagnie petrolifere. Se vince il sì succederà questo, paradossalmente, che le compagnie che stanno estraendo estrarranno ancora di più velocemente per utilizzare quantomeno quel giacimento, quindi verrà tirato su il gas e il petrolio, pagheranno in quel caso maggiori royalties di gas e di petrolio alle comunità territoriali, diciamo alle comunità locali, e quindi smantelleranno quando finirà il contratto, ma pagheranno le tasse e ci sarà un vantaggio. È l'esatto opposto di quello che dice il Presidente del Consiglio delle lobby. L'esatto opposto. Per quello è opportuno andare a votare sì, anche per dare un segnale alternativo, perché questo paese può diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili. Perché abbiamo tutto, abbiamo temperature anche esagerate. A Roma facevano 48 gradi oggi. Può essere plausibile 48 gradi. Credete a tutto quello che dico? A tutto. Come Renzi. Non credete, non erano 48 gradi. Coltivate il dubbio, è questa la logica, per quello dobbiamo andare a votare sì e convincere persone ad andare sì. Raggiungere il quorum sarà difficilissimo, anche perché c'è un livello di astensionismo che è fisiologico, purtroppo. Nelle elezioni che si vanta il Presidente del Consiglio delle Banche di aver vinto le europee, hanno votato mi pare il 50% gli aventi diritto, giusto Giù? 50%, giusto? Quindi già c'è un astensionismo fisiologico e loro sfruttano questo. E oggi il Presidente del Consiglio, col Presidente Emerito Napolitano, uno che è entrato in Parlamento nel 1953, l'anno della morte di Stalin, Napolitano, sono 63 anni che lo paghiamo, santa pazienza, 63 anni che lo paghiamo, 63. Era vivo Stalin quando entrò in Parlamento. Stalin. 63. Vi dicevo, hanno invitato all'astensione. Tra l'altro vi do una notizia, domani andiamo al comando dei carabinieri e denunciamo Renzi e Napolitano, perché per noi si tratta di un reato, l'istigazione all'astensione. Perché tu sei un pubblico ufficiale, ma come ti permetti a dire che non bisogna andare al voto? Vergognati, Napolitano. Anche se ci ha fatto una buona pubblicità il Presidente Emerito Napolitano, perché tra l'altro molti italiani tutto quel che dice Napolitano automaticamente fanno il contrario, ma è giusto, proprio per proprietà, è giustissimo. Questo è uno che negli anni, quando era 56-58, diceva alle truppe sovietiche che entravano a Praga, che bravi, no? È una vergogna quest'uomo, una vergogna, il più grande responsabile del disastro Italia è Giorgio Napolitano, il peggior politico che questo paese abbia mai avuto. Il responsabile numero uno, l'innominabile. Noi lo nominavamo in Parlamento e ci dicevano non si può nominare. Non lo so, come il Luigi XIV, il re Giorgio, è così. E ci cacciavano per questo. Io ho preso 67 giorni di sanzione. Sono il parlamentare più espulso nella storia della Camera dei Deputati. 20.000 euro di multa, 67 giorni. Perché se vi dico che mi hanno cacciato fuori parte l'applauso? Dovrebbe essere... Mia madre mi dice ancora, io. Quanti giorni oggi? 5? Più di Guain. Sicché? Come? Sono rientrato ieri però. Ok. Che dire? Ormai siamo amici, ci siamo conosciuti qui. Noi vi stiamo chiedendo una mano. Un politico tradizionale scende in piazza e dice votami e ti prometto che ti faccio la rotatoria, ti faccio l'asfalto, ti riparo la buca la settimana prima, dimmi dove abiti. Voi invece sapete dove abitiamo noi. Veniteci a prendere, proprio a pizzicare, se non facciamo gli interessi dei cittadini e se non rispettiamo il programma elettorale, e dateci una mano. Vi stiamo chiedendo una mano, proprio in maniera leale, schietta. Perché un sistema è così incancrenito che se ci lasciate soli lì dentro noi gliela facciamo. Perché hanno i mezzi di comunicazione, hanno tanti giornali, piuttosto prima di credere a un giornale verificate chi c'è nel consiglio di amministrazione del giornale che pubblica quell'articolo. Perché se nel consiglio di amministrazione c'è De Benedetti, Mediobanca, Confindustria, Sole 24, come si chiama? Agnelli, Gielcan, Marchionne, che sta a braccetto con Renzi, Caltagirone. E lì, sì, tutti qua, il messaggero di Caltagirone. Evidentemente forse faranno gli interessi più di coloro che sono i proprietari reali, questo è il concetto. Noi vi chiediamo una mano e io vi chiedo di moltiplicarvi stasera. I mezzi, il modo penso che lo conoscete tutti. Moltiplicate. Qualcuno se l'ha dimenticato dalle facce che te. Moltiplicatevi, sosteneteci,
stiamo dando il massimo, sono 3 anni che non ci fermiamo mai, che prendiamo attacchi di ogni tipo. Sono 3 anni che non ci fermiamo mai, non c'è weekend. Io ieri ero lì a Milano con Alessio e non volevo stare a casa di venerdì sera, dico ma che faccio? Manco c'ho la televisione, se no mi vedo. La TV, spegnetela. Parli no l'audience. Stiamo finendo, ci siamo. Prego. Poi vi facciamo vedere la torre. Ah, del canone Rai, detto. Ah, per quel che ho capito anch'io, perché non ho letto la sentenza, ieri c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che in pratica ha detto che il governo non ha scritto bene i decreti attuativi per quel che concerne il canone inserito in bolletta. Tra l'altro il canone in bolletta, i soldi non vanno alla TV pubblica. Molti andranno ad un fondo a sostegno, come si chiama, per l'indipendenza dell'editoria. Quindi dei soldi che pagheremo noi nel canone in bolletta, anzi che pagate voi, perché la televisione non ce l'ho e non lo pago, ora capirò come non lo posso non pagare, sarà bellissimo non pagarlo il canone, è bellissimo non pagare il canone se non hai la televisione, se no me querela, no, che tanto. Poi dopo facciamo, chiudiamo con un esperimento di querela collettiva. Vi dicevo, e quindi il Consiglio di Stato ha detto che questi decreti attuativi vanno scritti meglio, ma perché oltre ad essere alcuni mariuoli sono veramente incapaci. Renzi si è circondato di yes man o yes woman Filippo e un livello di veramente di enorme insipienza culturale e politica quella del governo Renzi. Vi dicevo e concludiamo sullo scandalo Trivellopoli che coinvolge tutto il governo Renzi. La reazione del Presidente del Consiglio delle Banche è stata la seguente, due. Scandalo che coinvolge, insomma abbiamo capito che qui piazzano degli emendamenti che sostengono addirittura i fidanzati dei ministri, incredibile, 2,5 milioni di euro li sono arrivati a questo fidanzato del ministro Guidi, veramente vergognosi. La reazione del Presidente del Consiglio delle Banche è stata duplice, da un lato querello tutti quelli che dicono il governo è coinvolto, la seconda è mettiamo mano alle intercettazioni, fenomeno, cioè il problema non è dei ladri ma di chi li ha ascoltati i ladri, incredibile. Comunque vi dicevo che dato che Renzi ha sostenuto, dice che querelerà tutti quelli che dicono che il governo è coinvolto nello scandalo Trivellopoli, diciamola assieme questa frase. La frase appunto è il governo è immischiato nello scandalo Trivellopoli.